Sai chi sono, no? Ciao Gin. Ciao Fitz. Com'è andata la rapina in banca? Benissimo, 8 milioni di euro. E dove sono i soldi? Non avevo le borse, ci faranno un bonifico. Di un po', è tanto che aspetti. No, sono arrivato adesso. È impossibile. Perché? Perché adesso sono arrivato io. Se tu fossi arrivato adesso, saremmo arrivati insieme e io non ti avrei chiesto, è tanto che aspetti. Già. È tanto che aspetti? Sono arrivato poco fa. È impossibile. Perché? Perché poco fa eri già qui e stavamo già discutendo se eri arrivato adesso o no. Poi adesso ero arrivato io, se no saremmo arrivati insieme, ricordi? Già. Quindi è tanto che aspetti? A giugno sono 13 anni. Scusami se ti ho fatto aspettare. Perché sei in ritardo? Mi è successa una cosa brutta. Stamattina scendendo le scale sono caduto. Anche ieri sei caduto scendendo le scale. Infatti sono stato dal medico. Cosa ti ha detto? Che ho avuto una ricaduta. Larry? Larry è morto, l'ho fatto fuori. L'ho fatto schiantare contro il casello dell'autostrada. Gli hai tagliato i freni? No, gli ho smontato il telepass. E un po'. Com'è andata la rapina alla banca? Siamo entrati in banca e un attimo dopo eravamo fuori. Un gioco da ragazzi? No, una porta girevole. Tom? Tom è morto, l'ho fatto fuori io e ho fatto in modo che sembri morto da parecchio tempo. Come hai fatto? L'ho investito con una biga. Mentre ho saputo che il povero Sam ci ha lasciato le penne. Ah sì, è vero, tieni, la blu è per te, la rossa è per me. Prova a guardare se scrive, quello fa sempre il furbo. La mia è a sfera, scrive il futuro. Mentre hai saputo di Bob? No. Bob ha avuto un incidente. Bob si è fatto male? No, 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 niente di grave, è un incidente ridicolo, superficiale, ma è la dinamica dell'incidente che è assurdo. Povero Bob. Pensa che gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche. E l'appunto. Puoi ripetere quello che è successo? Ho detto che Bob ha avuto un incidente con la macchina. Un incidente assurdo, pensa che sfortuna. Gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche. E l'appunto. Quale macchina stava guidando quando gli è entrata l'ape? La Porsche. Ah. La Porsche. E l'appunto. E che patente ci vuole per guidare due macchine contemporaneamente? La B e la C. La B. La B, la A, la B e la C ci vuole. Ma quali macchine? La Porsche e la Punto. La Porsche. Ma Bob non stava guidando due macchine. Una la trainava. Ma che trainava? Lascia perdere le macchine, pensa all'ape. C'era anche un ape car. Tre mezzi l'ape. Guidava. L'ape, no, l'ape car, l'ape. Come lo chiami quell'insetto nero con le righe gialle? La Vespa. Ma cosa c'entrano i motorini adesso? L'ape, l'ape, l'ape. Bob ha fatto un incidente perché gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche e l'appunto sotto la Polo. C'era anche una Volkswagen, c'era. Quattro mezzi guidava e poi uno si stupisce che si va a schiantare. Per forza, Fitz, è difficile, neanche Togni ce la farebbe. L'appunto sotto la Polo, qui sulla duna, dopo la marea per evitare un panda. Se hai una pistola, sparami. Ieri ti ho cercato, l'avete ricacciato. Ah, scusami, non ti ho neanche detto niente. Ieri purtroppo sono dovuto andare dal dentista, sai, mi ha messo un ponte. Ehi, fa male mettere il ponte, eh? Sì, ma non è tanto il ponte, è più l'inaugurazione con la bottiglia. Accidenti a quell'assessore, un magno da 30 litri, Fizza. Tre volte per rompersi, male. Per quale motivo mi cercavi? Niente di che. Ieri non avevo niente da fare. Sono andato a fare un giro nel nostro vecchio quartiere. Da quanto tempo non ci vado, sai? Quanti ricordi quelle strade. Già. Eravamo sempre insieme da ragazzi, io, te, Jack. E poi c'era quell'altro. Come si chiamava? Quello piccolo.
Quello che abitava vicino al semaforo. Ah, ho capito di chi parli, Nino. Nino, bravo. Anzi, Nino Nino. Non ho mai capito perché si chiamasse Nino Nino. Era nato su un'ambulanza. Erano due fratelli, Nino Nino e Palermo 25 in 3 minuti. Quante ne abbiamo passate insieme? Cioè, quante ne abbiamo passate insieme in quel quartiere, Fizze? Quante ne abbiamo passate di brutte? Ma ti ricordi quando ci spararono le gomme? Ci ruppero anche i righelli, te lo ricordi? Certo. E quella volta quando ci picchiarono? Accidenti, se me lo ricordo, quando ci picchiarono, Fizze. Erano in 8. In 2 ci tenevano. Gli altri ci tenevano un po' meno, però minchia, si hanno picchiato anche loro. Sempre insieme. Io, te, Jack, Nino Nino e il povero Battista, pace all'anima sua. Perché dici pace all'anima sua? Che è successo a Battista? Non sai niente? No. Battista è morto, l'hanno fatto fuori i marsigliesi, l'hanno avvelenato mentre mangiava un piatto di scaloppine. Accidenti, Fitz, è proprio vero. A volte basta un secondo e... Quanti ricordi. Già. Ma sai che il quartiere dove siamo cresciuti è completamente trasformato? Ah sì? La strada principale, quella dove giocavamo insieme, è irriconoscibile, Jean. Ti ricordi dove c'era la farmacia? Adesso c'è il dentista. E dove c'era il dentista, adesso c'è la farmacia. Ti ricordi dove c'era il fiorista? Adesso c'è il supermercato. E dove c'era il supermercato, adesso c'è il fiorista. Forse perché hai fatto la strada al contrario. Dove c'era mia mamma, ora c'è la tua. Quello non me lo spiegavo proprio. Infatti oggi mi ha chiamato e ha detto che eri a pranzo da lei. Quante ne abbiamo passate insieme? Già, quante ne abbiamo passate. Oggi stavo camminando per strada ripensando ai vecchi tempi. A un certo punto mi sono appoggiato a un muro. Mi stavo per accendere una sigaretta. E ho sentito come una voce che mi diceva: chi sei? Chi sei? Chi sei? Era la tua coscienza. No, mi ero appoggiato a un citofono. Strana la vita. La vita è molto strana, Fitz. E come dici sempre tu, oggi ci sei e domani non ci sei più. Fitz, non volevo dirtelo, ma te lo devo proprio dire. Sai cosa è successo? È successo proprio oggi. A Joe è morto. Joe stamattina alle 8. Joe è morto? Sì. Questa mattina? Alle 8. Ma allora aveva ragione quella zingara, te lo ricordi? Maledizione. Gli aveva detto che sarebbe morto il 13 maggio alle 8 del mattino. Com'è morto? Una zingara gli ha sparato. Certe cose non si possono capire. Fitz, certe cose non si potranno mai capire, perché la vita è strana, la vita è enigmatica, la vita è misteriosa. E certe cose non si potranno mai capire, Fitz, come non potrò mai capire io quella volta che mio padre disse a mia madre: esco a prendere le sigarette. E tua madre non si sospettì, non lo seguì? Come poteva sospettare, Fitz? E poi non poteva seguirlo e lasciare la tabaccheria con tutti i clienti. E dimmi un po', l'hai più rivisto tuo padre? Mio padre tornò dopo 20 anni e mi disse che era andato a cercare fortuna in Ruanda. In Ruanda? Sì, anch'io glielo dissi. Lui mi disse: altrimenti che fortuna è? Che fai, piangi? Non piangere, dai. Scusami. E smettila, sei un uomo. Non... Ascolta, non voglio vederti in questo stato. Vado in Polonia. No. No. Non voglio vederti in questo stato, è un modo di dire. Mai sentito? Mai sentito. No. Comunque, anch'io penso spesso alla mia famiglia, sai. Noi Gina eravamo gente povera, mia madre mi cucinava sempre le stesse cose. E io non riesco a togliermi dalla testa un'immagine. Una pentola dove bollivano verdure tritate. Quello c'era, Fitz. Tutti i giorni bollivano verdure tritate in quella pentola. E adesso che sono passati 40 anni, sai cosa ti dico? Non c'è notte che io non risogni quelle verdure tritate. Sento l'odore delle verdure tritate. Verdure tritate, verdure tritate, giorno e notte verdure tritate. Ormai è un incubo. Quelle maledette verdure tritate sono in analisi per cosa? Per quelle verdure tritate. Verdure tritate, e verdure tritate, sempre verdure tritate, verdure tritate, verdure tritate, verdure tritate. Fitz, basta! Ora basta pensare al passato! Hai ragione, è che è più forte di me. Piuttosto non mi ha detto nulla. Com'è andata la rapina al casinò? Siamo entrati al casinò, abbiamo puntato i mitra e li abbiamo persi subito. Voi la rapina al supermercato? La rapina al supermercato è andata abbastanza bene, Fitz. Sai, l'incasso era solo di 1 milione. Ma c'era un'offerta, ce ne sono andati 2. Flaco quando arriva? Che razza di domanda mi stai facendo, Fitz? Non sai nulla. Flaco è morto. Si è buttato dalla finestra di casa sua. Ma se abita al piano terra? Si è buttato più volte. Povero Flaco, sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Ci vediamo, ciao. No, 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 no. Non vado. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno? È un modo di dire. Mai sentito.
Neanche questo. Non hai mai sentito non voglio vederti in questo stato? E non hai neanche sentito sono sempre migliori quelli che se ne vanno? Mi dispiace, non li ho mai sentiti. Non li conosci? Lo riconosco. Ma non conosci i modi di dire o non conosci... Questi due non li conosco. Non conosci i modi di dire? No, non li conosco. Non li conosco. Non conosci i miei o non conosci in generale i modi di dire? È una fotosegnaletica, non guardare. È un'auto velox in borghese. Basta stare immobile e non ci tolgo le punti. I modi di dire, sai che cosa sono? I modi di dire. Oh. Cosa fai? Un 2-3 stelle. Non sa più dove andare. Non sa più dove andare, poverino. È che non è invisibile. Venga qui con noi, venga qui, si sieda qua. Sì, no, mi si mette qui davanti, così ce le fa bene, grazie. Faccia bene, tranquillo. Con calma, non abbia fretta. Solo che adesso è l'obiettivo, è lo zoom. E siamo vicini, lei deve andare là indietro per usarlo bene. Insomma, vada dove vuole, insomma. L'importante è che non mi si aggiri così. Preoccupa un po' lei, capito? Ma sta scherzando. Dove eravamo arrivati? Posso che andare avanti o... adesso, eh? Posso andare avanti o devo riprendere tutto dall'inizio? I modi di dire. O vuoi farlo col signore? I modi di dire. Conosci i modi di dire? Questi due non li conosco. Ah, questi due non li conosci? No. E allora dimmi uno te di modo di dire. Quando? Adesso. Un modo di dire, il primo che ti viene in mente, dai. Cin cin. Ehi? Cin cin non è un modo di dire. Sì, la gente lo dice. No. Buon compleanno. Non è un modo di dire. Come stai? Ma sai che cos'è un modo di dire? Ho la febbre, 37,2 e 37,3. Passa domani a prendermi, se poi dopo la palestra. Un modo di dire, sai che cos'è? È una frase che intende un concetto, ma ne sottintende un altro. Hai capito? Sì. Rosso di sera. Rosso di sera. È un modo di dire, rosso di sera... Mi fermo. No. Anche se è giallo. A volte mi fermo anche se è verde, perché una volta sono passato col verde, arrivava uno col rosso e mi ha preso. Era sera. Rosso di sera, è un modo di dire, rosso di sera... Bianco col pesce. Certo. Rosso di sera, non lo sai? No. La gatta al lardo, avrai sentito dire, no? Tanto va la gatta al lardo, quando va la gatta al lardo... La gatta al lardo, quando va la gatta al lardo... Giovedì. Sì, che venerdì ha da fare. La venerdì c'è il pesce. Gin, chi la fa? Che schifo, Fizzo. Io non è che vengo a chiederti certe cose. Ma neanche io te lo chiedo. Ma che intere per te, scusa. Non è un modo di dire. Non è un modo di dire, è una curiosità questa. Non è una curiosità, è un modo di dire. No, sei curioso, sei. Chi la fa? Occhio per occhio. 64. Me lasciamo perdere. Ora è tardi, devo fare. Devo andare, ho un sacco di cose da fare. Che hai da fare? Devo far sparire il corpo di Victor. Stanotte l'ho fatto fuori col veleno. Ma se l'hanno trovato con la testa rotta? Non riuscivo a aprire la boccetta. Tu che hai da fare? Io devo andare all'ospedale a trovare il povero Leo. Vieni anche tu, Fizza. Il nostro Leo all'ospedale? Sì, ma non ti hanno detto nulla, ragazzi. Accidenti, Fizza. Ma è possibile che ti debba dire tutto io? Ieri, Fizza, eravamo tutti tranquilli al tavolo. A giocare a poker, a un certo punto Leo è svenuto. Collasso? Che ne so, non sono mica stato a guardare che carte aveva in mano. Pensate a collasso. Cioè, tutti a chiedermelo. Non sei mica l'unico, tutti gli altri. Collasso, che chiedevano. Non lo so, ragazzi, dicevo io. Magari, cioè, se è morto gli guardiamo le carte, ma se è vivo riprendiamo la partita. Non ci crederai, chiamo il 118, cosa mi chiedono? Collasso, e dico, e che cazzo, siete un branco di fissati, siete. Magari alla regina di quadri, muore comunque, poverino. Cioè... Hai fatto bene, smettila adesso. Senti un po', io ero giù locali di semi, i ragazzi parlavano di Tony, ma gli è successo qualcosa? Non sai nulla, Fizza, finalmente Tony, dopo 3 anni, è riuscito a scavare un tunnel ed evadere di galera. Quanti anni gli avevano dato? Uno.
Sì, anche nel tunnel ha perso la cognizione del tempo, sai. Laggiù è molto buio, Fritz. È stato fermo anche un anno coi lavori. Ha trovato delle anfore etrusche e gliel'hanno bloccati. Di un po', tu l'hai già visto, Tony? Sì, l'ho già rivisto, Tony, Fritz. E come vanno quei vecchi rancori tra di voi? Tutto passato, Fritz. Da quando Tony è uscito di galera mi vuole bene come un fratello. Perché era dentro? Avevo ucciso suo fratello. Sono contento che Tony ti voglia bene. Puoi dirlo forte, Fritz. Ora Tony mi vuole molto, molto bene. E vuol molto bene anche a tua moglie. Soprattutto a mia moglie. Chi non vuol bene a tua moglie, Gin? Un po' tutti vogliono bene a mia moglie. Sai che ricordo ancora la prima volta che ho visto Tony. L'ho conosciuto che aveva un cappotto scuro, era appoggiato a un bancone. Io la prima volta che l'ho visto era nudo nel mio armadio. In quello di destra? No, a sinistra. A destra ci siamo conosciuti io e te. Già. Beh, comodo avere due armadi. Mia moglie vuole anche il terzo adesso. È un vecchio amico, Tony. Ogni volta che guardo Tony rivedo mio figlio. E io ogni volta che guardo mio figlio rivedo Tony. Ora è tardi, devo andare. D'accordo. Tra l'altro devo passare a trovare Julian. Julian? Non sai niente. Julian, l'hanno beccato ieri. Processato per direttissima, gli hanno dato 750 anni di galera. Accidenti, lui che ha detto? Quelli che riesco a fare li faccio. Diamogli una mano anche noi, se solo possiamo, Fitz. Certo, e poi non voglio far aspettare mia moglie. Sai, mi cucina sempre di quei piatti che si sciolgono in bocca. Cucina bene? No, non li scongela. D'accordo, Fitz. Alla prossima. Non li scongela, no, no. Non li scongela? Tu sei anche fortunato. Mia moglie ormai non mi fa neanche più la spesa. Ieri sera sono tornato a casa dopo la rapina, avevo una fame della miseria, ho aperto il frigo, c'era solo mezzo yogurt. Intero? No, no, mezzo yogurt, proprio mezzo. Ho capito. La fame avevo io. Ascolta, ho capito, ho detto, ma quello yogurt era uno yogurt intero? No, no, Fitz, era mezzo yogurt. Non so come spiegartelo, aspetta. Allora, era un barattolo così, no? Cioè, arrivava a metà, quindi fosse stato intero, avrebbe rasentato la carta stagnola che uno strappa, lecca, poi butta via. Ma era mezzo yogurt, anche messo così, tendeva ad andare verso un'interezza orizzontale, ma si dimezzava in verticale. E basta! E quanto vai avanti con la storia dello yogurt? Mi hai stremato! No, ero parzialmente stremato. Era mezzo yogurt parzialmente stremato. Ma perché? Alla ciliegia, a me piace la ciliegia. Ma perché non capisci mai quello che ti dico? Questo non è proprio vero, no? Non è vero? No. E l'altro giorno allora? Non capisci mai quello che ti dico? Non è proprio vero. Ogni volta che vengo qui con te ho mal di testa dopo 20 minuti. Ed è la colpa mia, avrei bevuto troppo ieri sera al locale. Non ho bevuto ieri, sono andato a casa di Carlos. Sai come hai fatto quello? Ho voluto fare il risotto. Eravamo in 13, la ricetta diceva un pugno a testa, è venuta fuori una rissa della miseria. A te è anche andata di lusso, Fitz. A me ha voluto fare il castrato. Va bene, io vado. Anch'io. Devo anche passare a trovare Bob, giù di morale, non sai cosa gli è successo. Che è successo? L'altro giorno Bob era in un bordello giù in città, ha trovato la sua ex moglie e ha dovuto anche pagarla. Del resto, quando si erano separati, lei gliel'aveva detto che prima o poi gliel'avrebbe fatta pagare. Stagli vicino, Fitz. Certo, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. L'ultima cosa, dimenticavo. Ma tu hai saputo di Frank? 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 Frank voleva rapinare la banca centrale. Scusami, Frank, stai parlando di quel Frank, Frank. Quel Frank. Sì, quel Frank. Perché tu quanti Frank conosci? Uno. Pensa che è incredibile, Fitz. Io conosco quello e tu parli proprio di lui. La vita è incredibile. Posso andare avanti? Sì, Frank. Ieri Frank ha rapinato la banca centrale. Porca miseria, Fitz. E me lo dici solo ora? Mi stai dicendo che finalmente Frank ha rapinato la banca centrale? Com'è andata? Bene, l'ha fatta franca. Non l'aveva fatta franca. Che cosa? La rapina alla banca centrale. È certo che l'ha fatta franca. E l'ha fatta franca. E questa signora...
signorina, dico sì, signora, non so l'età adesso, cioè, ma l'hanno arrestata lei? Ma lei chi? Franca? Franca? Ma cosa c'entra Franca? Ci stiamo avvicinando a un modo di dire. Te lo spiego per l'ultima volta e basta. Ieri Frank, il nostro Frank, l'unico Frank che conosciamo, ha rapinato la banca centrale e l'ha fatta Franca. L'hai senso? Che Frank è salvo. E perché si fa chiamare Frank? Ma chi? Salvo. Ma cosa c'entra salvo adesso? Cosa c'entra salvo? Quentino mio. Ma chi? Lui. Ma è possibile che non capisci quello che ti dico? Questo non è proprio vero. E non è difficile da capire. Frank ha fatto la rapina in banca, l'ha fatta Franca, nel senso che Frank è salvo. Ma perché salvo? Perché ha fatto la rapina in banca, comandata bene, l'ha fatta Franca. E Frank l'ha fatta Franca, non è Franca che l'ha fatta Frank. E Frank è salvo, salvo e sano. C'era anche un giapponese. Giapponese. Sano. Ah sì, ho capito di chi parli. Sano Yokotama, un bravo ragazzo. Abitava nella nostra via, che se torni indietro è di fronte a casa. Ma perché non capisci mai quello che ti dico? Questo non è vero. Ah no? No. E l'altro giorno, allora, durante la rapina in banca, sei stato l'unico idiota che è entrato e si è tolto il passamontagna. Fritz, ti voglio ricordare che sei stato tu a gridare: ragazzi, entriamo e facciamogli vedere chi siamo. Ehi, Jim, di un po'. Ma ti ho mai detto... Ti ho mai detto che sei il mio migliore amico? No. Shh.